questo modo di stare alla presenza di Dio solamente, per protestare con la nostra volontà di riconoscersi per suoi servi, è santissimo, eccellentissimo, purissimo e di grandissima perfezione. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi. Ancora un pensiero di Padre Pio per questa giornata, perché possa accompagnarci, illuminare il nostro cuore, ecco, aiutarci nel rapporto della preghiera con Dio. Padre Pio oggi ci ricorda che, ancora una volta ci ricorda che molte volte la nostra preghiera non sgorga spontanea, serena, facile, ma alle volte la preghiera diventa una fatica, soprattutto quando attraversiamo quei momenti più aridi della vita, quei momenti di difficoltà, quando le prove della vita magari induriscono un po' di più il nostro cuore, quando le incomprensioni, la solitudine, i fallimenti, fra virgolette, della nostra vita o delle nostre attività possono recare un senso di sfiducia, di scoraggiamento, di avvilimento. Ecco, Padre Pio ci dice che in quei momenti anche riconoscere la nostra povertà dinanzi al Signore, ecco, riconoscere, proclamare allo stesso tempo la sua grandezza è qualcosa di veramente gradito a Dio. Dice Padre Pio, è santissimo, eccellentissimo, purissimo e di grandissima perfezione. A noi potrebbe sembrare una preghiera inutile, ma agli occhi di Dio quella preghiera fatta da noi quando siamo prostrati, quando ci sentiamo nulla dinanzi a Dio, ma allo stesso tempo riconosciamo la grandezza di Dio e la sua potenza, questa preghiera è gradita al Signore. Mi viene in mente in questo momento anche la preghiera che San Francesco, ecco, rivolgeva durante le notti, ecco, quando frate Bernardo, meglio ancora prima di essere frate, questo Bernardo di Quintavalle, che era un nobile della città di Assisi, ecco, dormì accanto a Francesco, e Francesco durante la notte si alzò a pregare, lui lo spiava e sentiva che Francesco diceva: chi sei tu, oh mio Dio, chi sono io, vilissimo verme? Ecco, San Francesco riconosceva la sua nullità, il suo nulla, ecco, l'essere una misera creatura, ma anche la grandezza di Dio, l'amore di Dio che è infinito e che non è commisurato ai nostri meriti, alle nostre virtù, ecco, ma è l'amore di un padre che, proprio perché padre, perché ci ha dato alla luce, perché ci ha dato la vita, ci ama immensamente. Allora questa preghiera, che è semplicemente riconoscere il nostro nulla e il tutto di Dio, è particolarmente gradita al Signore e feconda per noi che la leviamo magari nei momenti più duri o più difficili della nostra vita. Che questa preghiera possa sempre abitare il nostro cuore e possa, ecco, ottenerci quello sguardo benevolo, misericordioso di Dio nei nostri confronti. Pace e bene a tutti.